Su Radio Sound Piacenza 24, oggi pomeriggio c'è lo scrittore, giornalista, conduttore radio televisivo Alessandro Milan, benvenuto. Grazie, grazie davvero. Alessandro Milan sarà protagonista alle serate letterarie Gian Anguissola di Travo giovedì alle 21.15 per raccontarci la sua ultima opera che è I giorni della libertà. Una partenza molto particolare. Sì, perché a volte i libri nascono da meditazioni lunghe, non è questo il caso, nel senso che è un libro nato proprio da una passeggiata vicino casa a Milano. Sono inciampato, nel senso che sono col mio cammino arrivato davanti a una pietra d'inciampo, quelle piccole pietre color ottone che ricordano i deportati e i morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono delle piccole tombe civili per le nostre città e da lì sono partito con una esplorazione, una sorta di scoperta pagina dopo pagina. Beh, ma lì si è aperto un vero e proprio mondo di persone che hanno lottato proprio per la libertà. Sì, perché in quel palazzo ovviamente sono partito dal cercare di capire chi fosse questa persona, Angelo Aglieri, perché ogni pietra d'inciampo ha intanto un nome e un cognome, e poi però entrando in quel palazzo ho scoperto che non c'era solo lui, c'era una portinaia molto coraggiosa. In quel palazzo sono nati i GAP milanesi, cioè i gruppi di azione patriottica che fecero la resistenza dopo l'8 settembre 43. Insomma, ho scoperto davvero un mosaico di persone, tre donne e tre uomini, che si muovevano di fatto nel quartiere in cui vivo io e che hanno fatto piccole pagine di storia della nostra grande storia di resistenza al fascismo. Ecco Alessandro, è una storia da ricercatori, si rimane freddi ricercatori o si riesce anche a farsi anche trascinare emotivamente? Sicuramente la seconda, perché io non sono uno storico, sono un giornalista e sono uno scrittore, e quindi per me raccontare di persone che si muovevano nelle strade che ogni giorno calco io con i miei passi è stata una grande emozione, cioè vedere il quartiere con altri occhi, con gli occhi di 80 anni fa, con altri palazzi, con un'altra situazione. È stato come davvero calarsi in una realtà non poi così distante nel tempo come tendiamo a pensare. Certo, da una parte ho dovuto fare delle ricerche serie, però dall'altra parte il contatto umano con i parenti di queste persone, o con addirittura in un caso uno dei protagonisti che ho conosciuto quando aveva 90 anni in prima persona, insomma, sono qualcosa che emotivamente mi ha toccato. Partendo da Angelo Aglieri, a proposito di storie e di personaggi, quelli che hai conosciuto e incontrato anche idealmente in questo tuo percorso, c'è la storia di uno di questi che ti ha colpito in maniera particolare? Sicuramente quella di Sergio Temolo, perché appunto è l'unica persona che è protagonista del libro e che ho conosciuto di persona. Ho conosciuto quando lui aveva 89 anni, lui è morto il 30 gennaio del 2022 a 91 anni, e quindi mi ha raccontato, aprendomi casa, tutta la storia sua e di suo papà, che è un pezzo di storia italiana, perché suo papà, antifascista, fu ucciso il 10 agosto del 44 insieme ad altri 14 antifascisti in piazzale Loreto, e il nome forse ricorderà qualcosa a tutti, cioè il fatto che Mussolini poi verrà esposto cadavere in piazzale Loreto non è stata una scelta casuale, fu esposto in quella piazza di Milano, che è a 100 metri da casa mia, perché si voleva vendicare la morte del papà di Sergio Temolo e di altri 14 antifascisti che erano stati uccisi. Mi ha raccontato tutto, insomma. Io, Alessandro, ti farei tantissime domande, ma voglio lasciare anche un po' il gusto della scoperta alle persone che interverranno giovedì sera. Ricordo l'appuntamento con le serate letterarie Gian Anguissola. Ci sarà il giornalista Alessandro Milan, con cui abbiamo parlato per conoscere I giorni della libertà, la sua ultima opera. Alessandro sarà in dialogo con Enrico Battini, che è vicepresidente provinciale dell'AMPI, ed è un evento in collaborazione con AMPI, quindi direi un momento molto molto particolare e toccante. Ricordo l'ingresso gratuito, l'appuntamento alle 21.15 nella piazzetta dell'asilo in via Borgo Est, ricordo, a Travo. Grazie Alessandro di essere stato con noi su Radio Sound Piacenza 24. Grazie davvero a voi, a giovedì.